Allora, siamo qui con il mister Caputo, l'allenatore della Juniores del Castrum Bianelli. Allora mister, noi del castrumbianelli.it ci scusiamo, ma per motivi esterni dalla nostra volontà non abbiamo potuto partecipare alla partita dell'altro giorno. Ho saputo che si perdeva 5-0 e poi c'è stata questa grande rimonta, e grandi tifosi, grandi calciatori e grande cuore Castrum. Sì, è stata una partita formidabile, veramente chi si è visto la partita è veramente una grande emozione, perché vedere la squadra che perdeva i primi 15, il primo quarto d'ora del primo tempo 5-0 e poi piano piano recuperare e poi addirittura vincere è stata veramente una cosa clamorosa, una grande soddisfazione. Il mio rammarico più forte è stato quello di non poter vedere i 5 gol che ha fatto Libonati, sembrava Maradona in campo. Beh, Vincenzo ha un fiuto del gol, ha sempre avuto, anche l'anno scorso con gli allievi ha fatto molti gol. Lui non è uno che durante la partita lo si guarda continuamente durante le azioni, è uno che si fa sempre trovare al momento giusto, quindi ha dato il suo contributo come l'hanno dato tutta la squadra per la vittoria. Ha fatto una buona partita come l'hanno fatta tutti. Quindi possiamo dire che questa squadra c'è? Io penso, ho detto, se tu ti ricordi bene, dopo la partita del Triple Vallenoce, che abbiamo perso 3-2 in casa, ho detto che se la squadra continua a giocare come ha giocato oggi noi ci toglieremo tante soddisfazioni, e io penso che ancora con questo miracolo che abbiamo fatto l'altro giorno non abbiamo risolto tutti i problemi, perché ancora c'è un campionato da fare, ma io penso che se questi ragazzuoli si allenano e si continuano a allenare con voglia, con buona volontà e ci tengono, io penso che possiamo fare bene, possiamo fare un campionato da protagonista. Abbiamo visto che questa sera un ragazzo nuovo, quindi vuol dire che il cuore Castrum si allarga a più persone e questa famiglia è sempre più grande. Sì, c'è questo ragazzo che vuole venire nella nostra famiglia praticamente del Castrum, e noi stasera effettuerà il primo allenamento e adesso piano piano si inizierà a lavorare e poi piano piano cerchiamo di inserirlo nel gruppo e negli schemi, a livello tecnico e tattico. Grazie mister, e in bocca al lupo per le altre partite. Grazie a voi.